tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, intanto come sempre, grazie di cuore per aver guardato in tantissimi il video sulle news che ci hanno mandato i nostri grandi informatori, il mio grande Fabione e quello che succede su Twitch e YouTube. Ragazzi, grande info per quello che riguardava Fortnite Android. Quindi ragazzi, ce lo stiamo aspettando, arriverà tra veramente pochissimo, speriamo che questa sia la volta buona, speriamo di poterci finalmente giocare tutti a Fortnite su tutte le piattaforme. Ma oggi ragazzi parliamo di un bel po' di novità ragazzi, oggi voglio farvi vedere alcune parti della skin dello squalo che forse arriverà domani e dovrebbe avere rarità epica. Inoltre ragazzi vedremo che ci sono delle grandi novità arrivate proprio questa mattina nei file sorgenti di Fortnite, dove è finalmente presente una cosa che abbiamo già visto più di un mese fa, i backpack ragazzi, ma ne parleremo nel prosieguo. Prima però voglio farvi vedere una cosa che molti di voi mi state chiedendo durante la live ragazzi. Allora datemi un secondo solo. Dunque ragazzi miei, questa è la mia schermata di Fortnite. Io gioco dal PC e molti di voi mi dicono: Xyuder, io dal PC ho un bug. E il bug purtroppo che c'è un po' anche per i giocatori di PlayStation. Se noi andiamo e clicchiamo sulla X, come vedete ragazzi, purtroppo non possiamo cambiare il dorso decorativo, quindi possiamo solo andare qui, anche se, cioè, se io lo cambio, ci clicco due volte sopra, me lo fa cambiare. Se io invece voglio giocare senza, quindi clicco due volte sulla X, purtroppo non me lo fa cambiare. Beh ragazzi, non c'è problema, per cambiare il dorso decorativo è un trucco che mi ha detto il mio amico Leo, bisogna semplicemente andare sulle nostre sui nostri backpack, sui nostri dorsi decorativi, cliccare velocemente con il tasto sinistro due volte sulla X e velocemente con il tasto destro su un qualsiasi backpack. Guardate. No. Pronto. Come cacchio era? No, come cazzo era? Sì, era così. Vedete ragazzi che ha funzionato? Adesso io rimetto un backpack. Vado nell'armadietto. Qua, se io clicco sulla X, non lo posso togliere. Allora, due volte, e lui mi toglie il backpack. Visto? Prot, molto molto semplice, una cosa che dovevate vedere assolutamente, che valeva la pena appunto di essere detta in un video. Ma ragazzi, partiamo subito ragazzi in quello che è il data mining, i file che appaiono sempre ogni giorno per quello che riguarda lo sviluppo da parte del team di Epic Games. E quindi attenzione, andiamo subito a vedere qualcosa relativo alle nuove skin che vedremo, quella dello squalo. 3 2 1, assaccata lì ragazzi, eccola qua ragazzi, questa è la base, questa è la base della skin dello squalo ragazzi, quindi niente di eccezionale per la prima immagine, non vi prendete a male, per la prima immagine questo è la texture in 3D. E se andiamo avanti ragazzi, tac, vediamo subito anche la nuova base, la stessa base ragazzi che utilizzano anche per una delle nuovissime skin che ben presto vedremo nel nostro Fortnite, che è praticamente il wrestler. Ce l'avremo sia in versione maschile che in versione femminile ragazzi. Questa è una delle immagini più dettagliate che al momento mi sono state fornite, quindi io la condivido con piacere con voi ragazzi, e non è l'unica ragazzi. Se andiamo avanti, Surgulu, guarda che mascherona, guarda che Rey Mysterio raga, è palesemente Rey Mysterio. Credo che questa sia la maschera relativa alla tipa, sì, perché il tipo mi sembra che qua sia colorato di rosso ragazzi. Comunque abbiamo anche l'immagine della maschera della tipa. Se proseguiamo ragazzi, eccola qua ragazzi, questa invece è la skin, il modello in 3D della skin dello squalo ragazzi.
molto molto interessante, l'abbiamo già vista quanto sia cool con la sua testa squalone, ragazzi, possiamo fare gli agguati ai nemici a Loot Lake, far sembrare che siamo squali anche noi, magari se la danno a gambe il 98,7% delle volte invece ci tireranno degli headshot, ma sono dei dettagli. Proseguiamo, ragazzi, e questo è il pinnone sul culone, ragazzi, perché come backpack la skin dello squalo, ma l'avete già visto, c'ha dietro la pinna, ovviamente uno squalo non è che può avere dietro un sacchetto di juta, giustamente deve avere dietro una pinna, è veramente veramente surgulamente surgulante. Ma ragazzi, attenzione, attenzione, mi tengo, perché guardate un po', sbadabam, questo, ragazzi, è quello che vi stavo dicendo fino a pochi minuti fa, ragazzi, una nuova cartella venuta fuori questa mattina sotto alla cartella gameplay, ragazzi, abbiamo la certezza, quanto è grande il green screen, abbiamo la certezza che arriveranno i backpacks. Il primo Boost Jump Pack, ce lo fa suggerire il nome, si salterà molto più in alto, un po' l'effetto delle pietre salterine. Il secondo Carmine Pack, l'hanno già visto, questo è il pack dei siciliani che praticamente ti permette di vendere a prezzi scontati i cannoli. Construction Pack, probabilmente prenderemo, forse, sto facendo delle supposizioni, non prendeteli per buoni, non so ancora nulla. Il Construction, alcuni li conosco, adesso ve li dico. Il Construction Pack è quello che potrebbe aiutarci magari a costruire più velocemente con tutti i materiali. L'abbiamo l'Eye of the Storm Pack, questo invece, Eyes of the Storm Tracker, l'avevamo già visto, ragazzi, perché questo un mese e mezzo fa circa era stato, purtroppo, cioè per fortuna per noi, rilasciato per sbaglio da Epic, alcuni giocatori l'avevano già utilizzato. Quando lo indossi come il jetpack, quando lo indossi ti fa già vedere dove saranno i prossimi cerchi della tempesta. Avremo l'Handy Pack, che non so bene a che cosa serva, avremo l'Intel Pack, che non ho idea di che cosa serva, neanche quello, avremo il Guided Missile, che è praticamente il grande ritorno del missile guidato, ragazzi, che avevamo già visto, tra l'altro, con delle immagini. Abbiamo il Missile Battery, quindi boh, non lo sappiamo, probabilmente un altro nuovo missile, il Punch Pack, non lo so, e il Regen Pack. E avevo dimenticato il Medic Pack, che invece avevamo già delle fotografie, le vedremo comunque di nuovo nei prossimi video. Ma ragazzi, abbiamo immagini di due backpack per voi. Sbam! Questa è la prima, raga, questo è veramente fighissimo. Mi piacciono i tubi di scappamento. Questo è il Bunny Suite Backpack Skeleton, c'è scritto addirittura, ragazzi. Io non lo so, ragazzi, non saprei dirvi nulla, perché non ho idea di che cosa possa fare questo backpack. C'ha un tubo di scappamento palese, potrebbe essere il Guided Pack, potrebbe essere, ad esempio, magari ci dà un mini veicolo, non lo so. Staremo a vedere, ragazzi. E per chiudere, l'ultimo backpack, ragazzi, questo è un... come backpack si chiama? Il Constructor Pack, perché lo andiamo a leggere là in alto, ragazzi. Quindi vedremo che cosa ci darà questo pack del costruttore, ragazzi. Non sappiamo quali siano le sue qualità, quali siano i suoi pregi, non ne conosciamo assolutamente nulla, abbiamo solo delle fotografie che anche voi per la prima volta in assoluto state vedendo. Quindi, ragazzi, direi che per oggi, avendo terminate le immagini, tutto quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, un bel like, mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo in live, ciao!